spettatori, io sono Francesco Fina di Televittorio Emanuele Orlando e oggi mi trovo alla Bibliothèque Nationale de France insieme a un ospite speciale che sta leggendo. Scusi signor Bonaparte. Sì, dimmi. Posso accomodarmi qua vicino a lei? Certo, accomodati. Ok, grazie. Posso farmi una piccola intervista? Va bene, basta che ti sbrighi perché ho mezza Europa da governare, sai com'è? Sono l'imperatore, no? Ok, iniziamo subito. Ha subito atti di bullismo quando era bambino? Purtroppo sì, ma adesso quei inutili bulletti non sono più un problema, visto che con un semplice schiocco di dita potrei farli decapitare in un momento. E sentiamo, per cosa l'hanno bullizzato? Beh, ecco, principalmente per la mia statura molto ridotta, come si può anche notare adesso. Ma spesso anche per le dimensioni del mio naso. Sì, del mio naso. Hai qualcosa da dire a riguardo, per caso? No, signor Napoleone, veramente, il suo naso è perfetto, il più bello che abbia mai visto. Ma io così. Cosa ne pensa di Maria Luisa d'Asburgo? Beh, Maria Luisa, sì, certamente è una bella donna, ma meglio non rilasciare ulteriori commenti, visto che sono sposato con la donna più bella, affascinante, meravigliosa al mondo, ovvero Giuseppine, l'amore della mia vita. Sono contento che è proprio un amore così forte. Rimanendo nel contesto famiglia, sa già chi farà l'eredità del trono? Beh, sicuramente Giuseppine mi darà un fantastico erede, quindi sono più che a posto e so già anche come chiamarlo, ovvero Napoleone Bonaparte il Magnifico Junior. Oh, bellissimo nome, signor Bonaparte. Anche se comunque volevo dire che Giuseppine non è molto d'accordo sul nome. Io, se fossi Giuseppine, sarei molto d'accordo perché mi pare proprio un bel nome. Grazie. Idolo al di fuori del suo lavoro? Beh, al dire il vero sono io il mio idolo, insomma mi hai visto, no? Sono il bellissimo, fantastico, intelligentissimo, ricchissimo, dovrei dire semplicemente unico. O come diceva la mia professoressa di matematica alle medie, Napole One. Ok, quali sono i suoi hobby? Beh, oltre alla mia carriera militare e da imperatore ovviamente ho altri hobby, come ad esempio il ballo e il canto. Il ballo principalmente faccio danza classica, ma anche il pop che mi appassiona molto. E io e il mio caro vecchio amico Orazio Nelson organizziamo delle serate karaoke il sabato sera. E lui molto, davvero molto bravo a cantare Alleluia, ma anche se non è mai bravo quanto me. Scusi, però così mi confonde. Lei non era nemico di Orazio Nelson? Beh, in realtà facciamo finta di essere nemici per coinvolgere più gente a puntare nelle scommesse su chi vincerà le nostre battaglie. Dopo ci dividiamo sempre il bottino. Però lui, visto che è stato bocciato ben 3 volte in matematica, faccio sempre i miei conti e mi do sempre una parte maggiore della sua. Però non ditelo a Orazio, perché sennò poi sarò costretto a sopportare i suoi continui lamenti. E non mi va. Va bene, l'intervista si conclude qua. Buona fortuna con la spedizione in Russia e le auguro di continuare a governare così in Europa. Beh, grazie mille, molto gentile. Ah, comunque consiglio a tutti di andare al bar da Pippo dietro l'angolo e assaggiare la birra Bonaparte, la birra dell'imperatore. Sicuramente signor Bonaparte, già in frigo ne ho più di 2 glasse. Bene, bene, adesso sei diventato, mi sa, proprio il mio suddito preferito, sa? Anzi, l'aspetto questa sera a cena nel mio palazzo, mi raccomando, puntuale alle 8. E se vuoi porta anche parenti, amici e se ce l'hai anche un cane, così che possa provare i croccantini. Buona qui, i croccantini dell'imperatore. Volentieri, signor Bonaparte, gli comprerò solo quelli da ora in poi. D'altronde i croccantini Bonapì sono i migliori in commercio, visto che li ha prodotti lei con la sua infinita bellezza e il suo infinito amore. Complimenti, veramente, grazie mille. Arrivederci. Arrivederci.